In questo video volevo raccontarti come fare teatro sia stato e sia tuttora per me una attività particolarmente terapeutica. Io non sono un professionista dell'ambiente, faccio dei corsi amatoriali, quindi considera che le cose che vado a dirti sono soltanto frutto della mia esperienza e considerazioni che riguardano la mia persona, quindi non è detto che abbiano valore assoluto, anzi sicuramente non ce l'avranno. Ma questa è la mia esperienza. Perché terapeutico? Partiamo da una considerazione. La società, i vincoli della società, ci hanno fin da piccoli abituati a non esprimere le nostre emozioni. Nella società in cui viviamo è praticamente vietato esprimere rabbia, esprimere dolore, e talvolta anche esprimere gioia, perché mostrarsi troppo felici in qualche modo può essere poco rispettoso nei confronti di chi invece si trova in una situazione, diciamo, di disagio, di difficoltà. Quindi in qualche modo viviamo in una sorta di piattezza generalizzata in cui mostriamo una maschera più o meno uguale alle altre, in cui tutto va nel modo ordinario, si tira avanti, quindi senza infamia e senza lode. Ora, reprimere le emozioni è un po' come reprimere uno starnuto, fa male, perché l'energia che nasce al nostro interno in qualche modo deve sfogarsi, e se non si sfoga fuori, lo fa dentro. Da qui tutta una serie di disagi, di malattie psicosomatiche legate, a mio avviso, a questa condizione di animali repressi. E torniamo al teatro. Per essere convincenti nel recitare una parte, bisogna vivere dentro ciò che si vuole trasmettere fuori. Quindi se io devo portare in scena una parte triste, dentro devo essere triste. Se devo portare in scena una parte arrabbiata, dentro devo essere incazzato. E quindi ecco che io posso, in un ambiente, diciamo, in un contesto protetto, essere ciò che nella vita normale, quotidiana, non posso essere. Finalmente posso mostrarmi incazzato, anzi, più lo faccio realisticamente, più sono effettivamente incazzato, meglio riuscirà la parte. Più sono triste, meglio riuscirà la parte. E questo è fantastico. Finalmente posso dare libero sfogo alle mie emozioni. Mi raccontava un attore mi faceva da insegnante, che talvolta per riuscire ad essere triste doveva attingere al proprio database di ricordi dolorosi. Quindi in certi contesti può anche essere appunto doloroso, ma è fantastico perché ci permette di essere, di esprimere delle emozioni che normalmente teniamo soffocate. E alla fine mi domando, accidenti, ma dovevo proprio arrivare a recitare per essere finalmente me stesso?